sto parlando del sentiero numero 14, anche detto strada della antica. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Torino Trails. Sempre Ruben che vi parla, sempre dal mio ufficio personale all'interno del Parco della Rimembranza della Maddalena, e oggi vi porto un'altra trail review, un altro sentiero, sempre inerente al colle della Maddalena, un sentiero corto, ma non per questo meno divertente. Sto parlando del sentiero numero 14, che dal Pian del Lot, tendenzialmente dal parcheggio del Pian del Lot della Maddalena, scende giù fino a Torino, alternando dei tratti di sterrato a dei tratti di asfalto. Un sentiero per tutti, per tutte le biciclette, non presenta pendenze o tratti tecnici particolari. Anche qui l'unica attenzione particolare che bisogna prestare è alla frequente presenza di altre bici, escursionisti, trail runner o semplici pedoni. Per cui fate attenzione, non aspettiamo altro e andiamo sul sentiero. Ci siamo, pronti per la discesa al 14, siamo sulla strada antica Re di Asco al parcheggio del Pian del Lot. Alle nostre spalle il faro, qui il cartello 1412, si gira a sinistra. Ciao! Come vedete già qui sul tratto asfaltato ci sono ciclisti. Ciao! Quindi mantenete la destra, fate attenzione. Abbiamo sorpassato l'ingresso del 12 e scendiamo sulla strada antica della Biassa. Anche questo, come il 12, è un sentiero molto flow, dove più della velocità bisogna cercare il ritmo. Sul ponte è un sentiero stretto, quindi fate attenzione a quello che incontrate. Siamo praticamente alla fine della prima parte. Scorcio su Torino. Qui incrociamo la cascina San Vito sulla destra e adesso attraverseremo strada della Val Pattoniera per prendere la strada antica della Iass. Ciao. Ciao! Eccole lì, le mucche. Adesso siamo su strada antica della Iass, tratto asfaltato, prima di ricongiungersi sempre col 14 sterrato.
cartello, vedete, a 14, sembra di entrare in un tunnel. Facciamo attenzione alla testa, qui c'è qualche drop, uno, due, e qui, troppo stretto. Cioè, attenzione a questi pali, mezzi pali. Ok, qui si continua sempre su strada antica della Viassa. Qui a sinistra c'è il cartello, ma non si vede perché è coperto, e qui a destra. Guarda, qui siamo su strada Guido Volante, ultimo tratto asfaltato. Su Instagram questo pezzo l'ho portato in salita. Fate attenzione a questo terribile assassino. Qui la variante rispetto al sentiero portato su Instagram, cioè questo pezzo sterrato. Per questo motivo non salgo quasi mai da qui, e soprattutto perché l'asfalto che arriva qui è a senso unico di discesa. Giorno. E ci siamo, via Sant'Aulia, a destra, verso Moncalieri. Bene. Finito il sentiero numero 14, come avete visto una discesa molto tranquilla. Vi ricordo e lo ripeto fino alla noia di fare attenzione alla presenza di escursionisti, trail runner o qualsiasi altra cosa vivente sul sentiero, perché sono sentieri molto frequentati. E niente, vi do appuntamento al prossimo video. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, vi lascerò in descrizione il link per scaricare la traccia su Komoot. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un like, a voi non costa nulla ma a noi ci fa capire che il contenuto è stato apprezzato. Commentate per qualsiasi dubbio, complimento o critica, come dico sempre, e ci vediamo alla prossima. Buone pedalate.